E bello tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Cristian177 e siamo qui oggi ragazzi con un nuovo video sul appunto le previsioni del nuovo aggiornamento su Minecraft, PlayStation 4, PlayStation 3, appunto tutte le console Xbox, Xbox One, PS Vita e Wii U ragazzi. Allora, questo ragazzi è lo Shulker, appunto. Siccome nel video precedente abbiamo raggiunto in un battibaleno i 300 mi piace e ho visto che mi avete richiesto in tantissime informazioni sul combat update, arriviamo a 300 mi piace nuovamente per appunto avere un video sul combat update ragazzi, se ci sarà o meno e le relative spiegazioni. Ma non perdiamoci in chiacchiere, oggi appunto vi spiegherò alcune funzionalità e alcune curiosità sullo Shulker Box e appunto farò delle previsioni su come sarà su Minecraft Console Edition e vi dirò appunto cosa è stato confermato o cosa non è stato confermato di questo nuovissimo mob. La prima cosa ragazzi sarà come trovare questo Shulker. Come tutti sapete o non sapete, lo Shulker si trova all'interno dell'End, ma non nella prima sezione dell'End, ma bensì nella seconda, quindi come nel video che state vedendo di sottofondo lo troverete alla fortezza dell'End. Per raggiungere quella fortezza appunto dovrete uccidere l'Ender Dragon e entrare nella porticina che vi porterà nella seconda sezione del mondo. Secondo step, vi spiegherò appunto come catturare questa creatura, precisamente come ucciderla. Aspettate che si apre e la colpite, oppure continuate a colpirla, però ragazzi appunto avrà un po' di vita. Una volta uccisa vi rilascerà uno e un solamente guscio ragazzi, questo guscio qui è il guscio di Shulker, ora me l'avrà posizionato nell'inventario esattamente, ve ne rilascerà solamente uno. Ora però vi appunto dovrò spiegarvi cosa potete fare con questo Shulker Box, quindi passiamo alla seconda curiosità. Perfetto, con lo Shulker Box ragazzi appunto come da nome potremmo costruire un chest, quindi andiamo a recuperare uno dei nostri bauli e lo posizioniamo per terra. Come potete vedere questo è il baule, quando ci posizionate all'interno qualcosa ragazzi rimane esattamente dov'è. Se noi rompiamo la chest semplicemente rilascia tutti gli oggetti per terra e li butta per terra. Ok, cosa potremmo fare con la Shulker Box? Semplicemente andiamo a craftarla, prendiamo un baule, lo mettiamo al centro, guscio di Shulker sopra e guscio di Shulker sotto e si crea la Shulker Box, scatola di Shulker viola. Ok, questa è un'altra curiosità, quindi la possiamo andare a piazzare. Ok, cosa farà appunto questa Shulker Box? La peculiarità delle Shulker Box ragazzi è che non saranno come le chest, quindi la funzionalità sarà più o meno simile, però appunto noi apriamo la Shulker Box e ci andiamo a posizionare dei blocchi, quindi per esempio mettiamo foglie di quercia e un banco da lavoro. Ok, una volta che rompiamo questa Shulker Box ragazzi, come se noi rompessimo questa chest, vedete? La chest si rompe e tutti gli oggetti vanno a finire per terra. Invece con la Shulker Box è diverso. Ora switchiamo in modalità survival per farvi vedere appunto la dimostrazione di ciò che ho detto. Semplicemente andiamo a rompere la nostra Shulker Box, ce la dropperà per terra, noi l'andremo a prendere e guardate un pochino, occuperà uno spazio dell'inventario e grazie a questo spazio che voi tra virgolette sacrificherete potrete trasportare tutta la chest molto tranquillamente. Come potete vedere, foglie di quercia per uno e banco da lavoro per uno. Voi vi potrete spostare in qualsiasi parte del mondo, ripiazzando lo Shulker Box e riaprendolo ritroverete esattamente le stesse identiche cose che avevate prima. Ok, passiamo ad un'altra curiosità. La Shulker Box ragazzi sarà personalizzabile, quindi se noi per esempio andiamo a prendere questo fiore e lo trasformiamo in colorante, praticamente potremo andare a colorare la Shulker Box. Infatti vedete scatola di Shulker viola e noi mettiamo il colorante rosso e diventa scatola di Shulker rosso. Potete farlo con qualsiasi colorante che avete a disposizione, semplicemente avrà lo stesso effetto, solo che sarà di un altro colore. Ok, un'altra curiosità dello Shulker, quindi l'uovo di Shulker, appunto il mob sto parlando ragazzi adesso, che appunto vi attaccherà. Vi attaccherà con dei missili. Questi missili sono stati confermati sulle informazioni che ci davano sul nuovo aggiornamento, quindi direttamente sul sito della Mojang di Minecraft. Ok, questi missili quindi sono stati confermati e ci saranno e ci daranno molto fastidio. Tra l'altro sono comparsi anche nelle immagini che vi ho fatto vedere ieri, quindi ragazzi questi sono confermati come tutto quello che vi ho detto fino ad ora. Ok, ora vi starete chiedendo appunto come difendersi da questi Shulker Box e come fare. Praticamente loro vi inseguiranno fino a quando non verrete colpiti o appunto si distruggeranno. A distruggere ragazzi sarete o voi o un oggetto. Ora mi spiego meglio. Se vi sta inseguendo voi semplicemente dovete colpirlo e si romperà. Come potete vedere si romperanno. Ora la direzione loro cambierà molte volte, quindi sarà difficile esatto evitarli. Nel caso verrete colpiti praticamente vi verrà fatto questo incantesimo e vi metterà 10 secondi di levitazione.
Vi basterà semplicemente colpirli in questo modo e non avrete problemi. Perfetto. Ora, come proteggersi invece dalla levitazione? Allora, io quello che vi consiglio è questo. Praticamente una volta che verrete colpiti dallo Shulker Box vi verrà attivata la levitazione. Ora ci mangiamo una mela d'oro per far vedere appunto la dimostrazione. Verremo colpiti e ci saranno 10 secondi di levitazione. Io vi consiglio di sfruttarla questa levitazione se siete nell'end, perché se siete nell'end avrete appunto bisogno di utilizzare la levitazione per salire e recuperare le famosissime elitra. Ora io vi consiglio di raggiungere la zona indicata molto tranquillamente, quindi la raggiungete. E il primo metodo per salvarsi è appunto aspettare che stia per finire appunto la levitazione. E perché scendere, ragazzi, non possiamo scendere, però possiamo muoverci nella direzione in cui vogliamo. Aspettiamo il momento giusto e lanciamo una Ender Pearl per terra. Come vedete, ragazzi, con la caduta che avremmo fatto saremo morti. Invece grazie alla Ender Pearl lanciata nel momento in cui è finita la nostra levitazione possiamo tranquillamente riprendere le nostre normali attività. Perfetto, un altro metodo che vi consiglio è appunto fatevi colpire dallo Shulker Box. Colpiscimi. Fatevi colpire dallo Shulker Box e solo e solamente una volta che avete raggiunto la zona interessata, quindi per esempio questo albero qui, vedete, lo stiamo raggiungendo con la massima tranquillità, bevete il secchio di latte che vi riporterà esattamente sopra, senza prendere troppi danni, quindi poi scegliete bene e regolatevi bene voi. Ultima chicca, ragazzi, appunto come uccidere al meglio questo Shulker Box senza neanche farsi magari colpire o farsi fare troppi danni. Una volta che appunto avete scoperto i suoi punti deboli, quindi usufruire a vostro vantaggio la levitazione e tutte le altre cose che vi lascia, appunto dovete colpirlo quando è aperto. Fate caricare il colpo e lo colpite. Ora su console non è ancora stata confermata, ragazzi, alcun aggiornamento sul combat update. Quindi ora poi andremo ad analizzare in un altro video tutte le informazioni che ci sono state date fino ad ora. Io, ragazzi, spero che queste curiosità vi siano piaciute. Vi ricordo che questo Shulker Box sarà inserito su Minecraft PlayStation ed è una cosa sicura. Minecraft console, tutte le console che vi ho elencato prima, quindi sarà una cosa sicura. Comunque, quando uscirà poi effettivamente l'aggiornamento andremo ad analizzare meglio questo appunto mob su Minecraft console. Magari avrà delle variazioni, magari ci saranno limitate alcune cose, però appunto le funzionalità principali dello Shulker Box sono queste. Ribadisco il fatto che se arriveremo a 300 mi piace vi farò un video riguardante il nuovo combat update, se verrà messo o no, vi darò appunto le spiegazioni di quello che è stato detto o meno. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere se volete top 10 o comunque altre curiosità sul canale di questo tipo, quindi altri mob, altre cose, dicerie, tante altre cose del genere, o anche vostre clip volendo di scene epiche su Hunger Games e robe del genere. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo stasera con la live alle ore 21 e che dire, non ci becchiamo nel prossimo video. Bella!